Alla festa della Lega Nord di Marina di Ravenna, tra bandiere verdi e barbari sognanti, si è tenuto l'incontro con l'onorevole Roberto Maroni, neoeletto segretario federale della Lega Nord. Siamo a Ravenna, provincia unica della Romagna. Qual è la posizione della Lega? Noi abbiamo già detto che questa manovra sulle province è sbagliata perché mette tutti nello stesso, con gli stessi criteri ed è sbagliato. Non ci sono risparmi significativi, ci saranno solo aggravi di spese in un primo momento e non si capisce perché, che so, nella mia Lombardia ci sarà una provincia di 2 milioni e mezzo di abitanti e ci sono regioni con una regione e una provincia sullo stesso territorio come il Molise o la Basilicata. Vogliamo riscrivere tutto, ristrutturare tutto, riorganizzare tutto? Bene, facciamolo anche con le regioni. Per esempio, qui c'è una richiesta della Romagna di avere una propria identità. Benissimo, c'è il Molise, che senso ha che sia una regione con 300.000 abitanti? La provincia di Varese, dove abito io, ha 3 volte gli abitanti del Molise. Se vogliamo fare una cosa utile che riorganizzi, razionalizzi e abbatta le spese, mettiamo sul tavolo tutto, compreso l'attuale assetto delle regioni. Se invece è una cosa demagogica, come è una cosa demagogica, allora saranno solo costi in più. Questa è la denuncia che noi abbiamo fatto. Come commenta l'avviso di garanzia ricevuto dal presidente Formigoni? Non lo commento, prendo atto. Domani mattina è la domanda di riserva. Ne ho preso atto, domani mattina lo incontrerò, un incontro già fissato e discuterò con lui. Quello che mi preoccupa non è tanto la questione penale sua, ma la conseguenza che questo può avere sul buon governo della regione. L'avviso di garanzia, le questioni penali sono importanti e sono cose gravi, ma sono, come prevede la Costituzione, c'è la presunzione di innocenza, quindi bisogna sempre garantire la presunzione di innocenza. Certo è che quando è coinvolto un amministratore, un governatore, ci sono degli obblighi in più, ci sono degli obblighi morali e delle opportunità politiche in più da valutare. Io personalmente ritengo che se un esponente istituzionale che ha posizioni di responsabilità, un governatore, un ministro, non per l'avviso di garanzia, ma se ci fosse una prima condanna o anche il rinvio a giudizio, dovrebbe valutare l'opportunità di rimanere o no con il rinvio a giudizio, perché c'è già stata una prima valutazione. Ma non c'è nessun obbligo. Penso però che ci sia un obbligo morale per chi deve essere d'esempio. Se la politica vuole tornare ad essere una politica come punto di riferimento per i cittadini onesti, ci sono degli obblighi in più, però è una mia valutazione personalissima che discuterò con Formigoni domani mattina. I consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna hanno chiesto le dimissioni del presidente Vasco Errani. Lei come commenta questa decisione e rinvio a giudizio? La richiesta di rinvio a giudizio. Ma io, come ho detto, io penso che io sono un garantista e, come dice la Costituzione, sono per la presunzione di innocenza per i cittadini. È giusto che sia così. Non tanto un politico, ma uno che riveste un ruolo istituzionale di grande importanza, di grande riferimento, di grande visibilità come un governatore, deve avere degli obblighi in più. Non è l'avviso di garanzia che è a tutela della persona, ma certo un primo grado di giudizio, un rinvio a giudizio o la prima sentenza di condanna dovrebbero indurre chi ha posizione di questa responsabilità a fare un passo di lato o un passo indietro. Sulla legge elettorale invece, segretario, a che punto siamo? La Lega è disponibile a votare un eventuale testo condiviso dalla maggioranza che sostiene Monti? No, noi siamo all'opposizione, ricordo. Abbiamo presentato una nostra proposta di legge. Non mi pare che ci siano proposte sul tavolo che hanno una qualche
ragionevole speranza di diventare legge, ogni giorno si cambia idea. La mia impressione è che nessuno voglia cambiare la legge elettorale. Fa troppo comodo ai partiti, a quei partiti della maggioranza, questa legge senza la preferenza. Noi abbiamo chiesto la preferenza, siamo disposti a votare una legge elettorale che reintroduca la preferenza senza trucchi e il premio di governabilità, cioè un premio che consente a chi vincere di governare, non solo un premietto di maggioranza che ti dà un po' di un gruppetto di parlamentari in più. A queste condizioni siamo disposti, non mi pare ci siano queste condizioni, hanno paura del voto, noi no, noi chiediamo che si voti a ottobre, tenendo aperto il Parlamento ad agosto, siamo disponibili a stare lì tutto il mese per fare la nuova legge elettorale, ma siamo gli unici a dirlo, gli altri si riempiono la bocca di belle intenzioni ma sono solo chiacchiere. Siamo molto soddisfatti della festa, soprattutto per l'organizzazione. Quest'anno abbiamo una festa che supera ogni record, perché forse anche di presenze questa sera arriveremo a una quota di persone inimmaginabile. E proprio come struttura interna che siamo per una volta organizzati veramente sul serio, vuol dire che l'attaccamento al territorio e la costanza premiano. Senti, ma come giovani della Lega, Maroni, come hai visto dal vostro punto di vista? Allora, noi lo vediamo molto bene, questa successione, diciamo, fra prima Bossi e dopo Maroni, perché è la premiazione della meritocrazia. Una persona che ha lavorato tanto bene, prima per il paese come Maroni, come ministro dell'interno, è venuto premiato e adesso guida uno dei maggiori partiti italiani. Per i giovani diciamo che è un'area, un po' di aria pulita, perché dopo gli scandali da Renzo Bossi così ai soldi e diamanti della Lega, il morale era molto caduto in basso e ora ci stiamo riprendendo, stiamo risalendo verso la cima. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.